Quindi direi di iniziare la presentazione, quella della professoressa Renzara, elaborazione educativa della domanda. Buongiorno. Allora, prima di cominciare volevo condividere un pensiero, perché a me il compito di parlare dell'elaborazione educativa dell'adolescente. Quindi oggi faremo dei discorsi, farò dei discorsi sugli adolescenti in rapporto alla scuola, ai compiti formativi della scuola. Il pensiero era che ognuno di voi ha un'esperienza quotidiana di adolescenti reali, e allora pensavo che il discorso che farò oggi spero che riesca a incrociare questa vostra esperienza, perché solo in questo modo può avere un significato formativo. Avrete modo, immagino, nei gruppi poi di dar voce a questa esperienza e quindi di rendere il discorso formativo più vicino alla vostra esperienza, alla quotidianità del vostro lavoro formativo. Oggi questo è un discorso, ma appunto il mio auspicio è che riusciamo in qualche modo a far interagire quello che io dirò con quello che, ripeto, sono le vicende concrete, l'esperienza concreta che voi fate degli adolescenti nelle vostre aule e che gli adolescenti fanno del vostro lavoro formativo. Siccome il compito è di un quadro, io proporrei questo piccolo percorso. Vorrei iniziare ragionando un po' sugli adolescenti, gli adolescenti di oggi, non una volta in più per descriverli, classificarli, categorizzarli, definirli, ma magari per cercare di andare vicino alla comprensione di come sono oggi, di come sono, ma soprattutto di che qualità di esperienza fanno gli adolescenti di oggi. Poi mi sposterei sulle conseguenze, le implicazioni di questo modo di essere, di questa esperienza adolescenziale attuale rispetto ai bisogni formativi, per concludere poi con qualche riflessione che vuole essere solo la suggestione di indicazioni che risposte la scuola voi date e potete dare ai bisogni formativi degli adolescenti di oggi. L'adolescenza è forse una delle età di cui si parla di più, più descritta, più spiegata, più indagata, più ricercata da tutte le scienze sociali. Lo è da quando è diventata un oggetto scientifico. Non è moltissimo tempo, perché l'adolescenza è in qualche modo ovviamente una costruzione culturale, da quando si è cominciato a definire una serie di caratteristiche di questa specifica età. Se ne parla molto, tendendo a individuare i tratti salienti, le caratteristiche tipiche di questa specifica fase. Forse noi osserviamo che a questi discorsi, a questa ricerca, a questo essere continuamente descritti e a questa ricerca di riportarli a dei criteri, a delle caratteristiche, a una tipizzazione, non corrisponde in generale la nostra efficacia di intervento presso gli adolescenti. È ormai abituale dire che l'adolescente, la scuola dell'adolescente e del preadolescente, perché c'è anche una fase ancora più in passaggio in questa fase che è sempre stata definita come transizione, effettivamente è sempre indicata come la scuola che forse fa più fatica a compiere il suo mandato formativo, proprio perché in rapporto con un'età difficile da pensare, difficile da descrivere, difficile da fissare in qualche caratteristica e quindi difficile da progettare un intervento formativo.
una caratteristica di tutti questi discorsi, di tutte queste descrizioni che sono veramente un patrimonio ricco, una caratteristica che tutti rileviamo è che in generale l'adolescenza è descritta enfatizzando le sue negatività. Negatività nel senso di problematicità. Allora, ci sono alcune parole d'ordine, direi, o luoghi comuni sull'adolescenza. L'adolescenza come età di crisi, come età difficile, come età imprevedibile, incomprensibile, caratterizzata da difficoltà di rapporti, da distanza, da una qualche, come dire, un carattere sfuggente degli adolescenti rispetto alla possibilità di relazioni significative. È sempre stato così. C'è stata una stagione inizialmente in cui si è parlato di adolescenza sempre come crisi adolescenziale. Allora, se poi prendiamo la parola crisi nel suo significato originale, certo, è un periodo e di rotture, e di scelte, e di decisioni, e di discontinuità. Ma crisi alludeva più spesso e normalmente a un'età segnata appunto da esperienze e fenomeni negativi. Poi c'è stata una lunga stagione in cui la parola più connessa era quella di rischio, e questo ha naturalmente prodotto una quantità di progetti, di interventi, di attività anche preziose, anche attente, anche molto elaborate, in termini di prevenzione del rischio, come se gli adulti educatori in particolare dovessero essere sempre in allerta rispetto al rischio che si realizzasse qualche fenomeno negativo. E quindi noi in quel periodo osservavamo che si stava generando una situazione non sana dal punto di vista pedagogico. L'attenzione era posta quasi più sul prevenire rischi piuttosto che su il fare una proposta produttiva di progetto nuovo per l'adolescente. Quindi una situazione che vedeva il mondo adulto, il mondo educativo ovviamente molto attento, ma anche molto in una situazione di timore, di paura, e quindi l'adolescenza porta con sé costitutivamente un rischio, rischi vari che conosciamo molto bene, e allora molti progetti educativi erano progetti che avevano, ripeto, la caratteristica della prevenzione. Però la prevenzione è una funzione importante, ma non è un progetto educativo a pieno titolo, è un progetto che tende a che non si realizzi qualcosa, mentre invece i progetti educativi, il pedagogico vuole che si realizzi, si lavori per un progetto lanciato sul futuro, per generare qualcosa, per produrre il cambiamento, il nuovo, uno stato diverso. Vedete i tempi più recenti, chiudendo questi accenni, anche adesso le letture dell'adolescenza, anche varie diverse da parte delle diverse scienze umane e sociali, mettono in evidenza un profilo di adolescente che nelle più recenti definizioni è caratterizzato da termini che sono indubbiamente negativi. Si è parlato a lungo di adolescenti definendoli orizzontali, dove orizzontale significava una posizione appunto di non prospettiva futura, di non progetto, di non investimento su di sé nel futuro, ma una posizione che tendeva a recintare l'esperienza in un perimetro più sicuro, più vicino, più garantito. Oppure, ed è ancora peggio, credo, si è parlato, ci sono due termini che ricorrono, si è parlato di nichilismo, ovvero di non investimento sul fuori e sul mondo esterno, ancora di non progettualità, di rinuncia a ideali, a perseguire modelli, progetti, oppure, e questa è come dire, la realtà più attuale, soprattutto
degli psicologi di narcisismo, questi adolescenti caratterizzati ora con un cambiamento rispetto al passato da un atteggiamento narcisistico, dove narcisismo non è una definizione così tecnica, ma allude proprio a un grande ripiegamento su di sé e quindi ancora a una contrazione della relazione col fuori da sé, una contrazione della dimensione progettuale, dell'investimento di interesse, di motivazione, di ricerca sull'esterno. Un atteggiamento che credo giustamente è stato e bisogna attribuire sicuramente a un movimento difensivo. È come in un mondo che ormai, come dire, inflazionato questo termine, è un mondo, una realtà che è sempre più complessa, gli adolescenti in questa fase così delicata, così difficile da attraversare, riducessero la loro espansione vitale e quindi riducessero l'attenzione, l'investimento su di sé, facendo fatica a guardare avanti, a guardare oltre, a guardare lontano, ecco, anche perché l'orizzontalità ci dice di una posizione che non può guardare lontano e fare progetti, che come sappiamo fare progetti significa lanciare qualcosa avanti. Sicuramente in tutto questo modo di dire, di parlare, di descrivere l'adolescenza ci sono degli elementi di realtà. Ne esce una domanda però: ma perché il mondo adulto, il mondo di chi si occupa di adolescenti, ha così bisogno di evidenziare gli aspetti di negatività e fa così fatica a vedere le possibilità, gli aspetti positivi, gli aspetti progettuali? Qualcuno dice, però queste sono interpretazioni, che questo riguarda una certa paura degli adulti rispetto all'adolescenza, che è l'età contigua al mondo adulto, e che qualcuno dice non ha più quei confini così precisi con l'adultità. Uno dei tratti, per venire un po' a qualche cenno alla situazione attuale, uno dei tratti che rende particolare l'adolescenza attuale è proprio un diverso rapporto di vicinanza e distanza rispetto al mondo adulto. Una caratteristica nostra è di aver molto sfumato, fino a quasi a farle scomparire, alcune differenze che attribuivano un'identità più chiara, precisa, definita agli adulti rispetto agli adolescenti, e quindi queste sarebbero due fasi, due mondi, due realtà che tendono ad avere confini sfumati, che tendono a confondersi, sia perché si dice che l'adolescenza è terminabile e quindi gli adulti hanno ancora molte componenti adolescenziali non risolte, sia perché gli adolescenti appartengono e sono molto più coinvolti nel mondo adulto. Ma questo riguarda anche i bambini. Un dato antropologico che io ritengo di grande importanza è il fatto che abbiamo via via affievolito quelle specificità delle fasi della vita che forse erano una garanzia dal punto di vista pedagogico. Che il bambino faccia il bambino, l'adolescente l'adolescente, l'adulto, soprattutto se è un adulto educatore, io credo che sia un principio molto sano, ma ci ritorneremo dicendo che gli adolescenti hanno bisogno di adulti e quindi anche di insegnanti adulti, oltre che di genitori adulti, di educatori adulti. Ecco, quindi ci sono adesso appunto delle risposte al perché noi tendiamo a vedere questa età a differenza per esempio dell'infanzia. Qualcuno, uno scritto molto lucido, diceva: ma noi ci stupiamo, ci meravigliamo, ammiriamo le capacità nascenti di un bambino piccolo, ci guardiamo con interesse, con rispetto, con ammirazione alle conquiste di apprendimento di un bambino nella seconda infanzia.
Quando guardiamo l'adolescenza è come se facessimo fatica, se avessimo uno sguardo un po' velato rispetto a riconoscere il bello dell'adolescenza. Allora, sarà questo residuo di adolescenza degli adulti, sarà che è l'età contigua, mentre l'infanzia l'abbiamo tutti potuta elaborare un po' di più. Io credo che proprio questa vicinanza estrema renda più difficile il compito educativo con gli adolescenti. Ci sono persino dei testi che manifestano nel titolo questo disagio, questo non riconoscere più gli adolescenti. Quando diciamo non li riconosco più, forse si alluda al grande cambiamento adolescenziale, ma forse anche alla difficoltà di riconoscerli per quello che sono. Quindi questo è un'altra premessa importante a qualche suggestione pedagogica per come trattare gli adolescenti. Allora, veniamo ad oggi. Che cosa resta di tutto quello che si è detto e di come si è descritta l'adolescenza? Perché la si è descritta spesso dentro una logica che non è più la nostra, di stabilire delle rigide sequenze di comportamenti, no? Ci sono molti modelli che devono apparire a certe età, in certi periodi, certe capacità, certe caratteristiche. Da questo diciamo che la ricerca è abbastanza uscita, oppure vi si è descritti essenzialmente la parola che meglio ha sempre definito l'adolescente come un'età di transizione. Allora, questo resta, indubbiamente è un elemento di tutto il discorso dell'adolescenza che resta, e che resta e che è importante per noi, per la scuola. Il compito fondamentale dell'adolescente è un compito di transizione, di cambiamento, di spostamento forte, violento, che comporta una fine e un inizio, una morte e una nascita. L'adolescente deve uscire dall'infanzia e deve proiettarsi nell'età successiva. L'adolescente deve uscire dall'infanzia con un movimento molto faticoso, perché uscire dall'infanzia vuol dire rinunciare o quantomeno drasticamente ridurre tutti quelli che sono i privilegi dell'infanzia: la cura, la protezione, la dipendenza, l'accudimento, il gioco come dimensione prevalente, la tolleranza di una relativa improduttività, una responsabilità limitata, tutte le caratteristiche dell'infanzia che l'adolescente deve necessariamente abbandonare. Una volta si diceva che lo faceva come gesto di ribellione, di trasgressione. Noi sappiamo che adesso questi adolescenti ribelli, trasgressivi, segnati da movimenti forti di affermazione di sé e di emancipazione, non li vediamo più, ma certamente il compito rimane. Per diventare adolescente, per avviarsi al progetto futuro, occorre una serie di rinunce, delle piccole morti, dello statuto di bambino con tutto ciò che ne consegue. E dall'altra parte una nascita e una transizione, uno spostamento che ha però una caratteristica abbastanza drammatica, uno spostamento verso qualcosa che non sappiamo cosa sia. Quindi si lascia un mondo che conosciamo molto bene, di cui abbiamo apprezzato tutti i vantaggi, per andare verso una dimensione tutta da costruire, tutta da pensare, tutta da progettare. Questo fatto, che appunto rimane la realtà dell'adolescente, spiega una caratteristica che ancora riscontriamo nell'adolescente di grande ambivalenza. Gli adolescenti sono in genere molto proiettati a emanciparsi nel senso di affermare la propria autonomia, il proprio diritto di scelta, il proprio progetto, i propri spazi, ma contemporaneamente hanno bisogno di rassicurarsi di non aver perso totalmente quelle caratteristiche di protezione, di cura genitoriale e anche di
relativa non piena responsabilità. Quindi l'ambivalenza vuol dire un'oscillazione di atteggiamenti tra questi due poli che contribuiscono a rendere gli adolescenti questi personaggi che ci appaiono confusi, instabili, discontinui, incomprensibili, perché proprio mantengono per molto tempo questi atteggiamenti ambivalenti. L'altra cosa che rimane sicuramente è che sappiamo che questo è un periodo in cui le trasformazioni fisiche, psicologiche, fisiologiche creano continuamente situazioni nuove, e questo è un'affermazione classica, ma io vorrei sottolinearla per un motivo. Quello che osserviamo sempre di più è che gli adolescenti riescono poco a mettersi in contatto con questa esplosione, tumulto di elementi nuovi, interni, non riescono a pensare, non riescono a dirsi e quindi non riescono a padroneggiare. E questo è un altro nucleo importante del mio discorso. Io credo che uno dei compiti educativi sia proprio aiutare gli adolescenti a fare quello che fanno fatica a fare, perché questo ha dei riflessi immediati sull'apprendimento, sulla scuola, sullo studio, sulla motivazione. Ecco, questo è molto difficile. Una delle cose che osserviamo, e qui veniamo proprio ai quadri più attuali, è che ci sono alcune caratteristiche del nostro mondo attuale che indubbiamente hanno delle ricadute importanti su quello che vediamo essere i nostri adolescenti. Allora, partiamo da questo cambiamento. Già prima si diceva, siamo in un'epoca di cambiamenti enormi, rapidissimi, che hanno trasformato completamente gli scenari. Allora, li hanno trasformati, hanno trasformato gli scenari sociali, gli scenari culturali, gli scenari economici. Tutto questo porta alla necessità, credo, per tutti noi che ci occupiamo di educazione di adolescenti, di provare a pensare l'esperienza degli adolescenti di oggi. E insisto su questa formula: non pensare all'adolescente come ritratto, come profilo, come tipologia, ma pensare l'esperienza che fanno gli adolescenti di oggi. Esperienza di sé, esperienza di relazioni familiari, esperienza di scuola, esperienza del gruppo dei pari. Allora, della famiglia abbiamo già detto, completerei così. Se la famiglia era il luogo nell'adolescenza che doveva ovviamente in qualche modo favorire l'uscita dall'infanzia, l'emancipazione, trasmettendo però ai ragazzi un testimone, trasmettendo un'eredità di modi, di stili, di criteri di scelta, di valori, noi sentiamo che per molti buoni o meno buoni motivi la famiglia, gli adulti in generale, ma la famiglia in particolare, ha progressivamente ridotto la sua convinzione di poter fare ciò e quindi si è molto ritirata. In una ricerca ormai di parecchi anni fa noi dicevamo: l'adolescenza resta un campo scoperto perché i genitori sentono di non avere più legittimità, autorevolezza e capacità di presidiare educativamente l'adolescenza, delegano alla scuola, delegano ad altri. La scuola giustamente deve circoscrivere il suo mandato, che non può essere un mandato educativo a tutto tondo. L'extra scuola, che è stata l'educazione diffusa, è stata un'utopia che è molto in crisi. Sono pochi i luoghi, oltre alla scuola e alla famiglia, che hanno un compito, un mandato di educazione per l'adolescente. Quindi è come se ci fosse un ritiro delle deleghe incrociate e resta un campo piuttosto vuoto. Questo è un dato. E quindi l'adolescente fa fatica a trovare quei riferimenti che devono essere soprattutto riferimenti saldi, sicuri, continui, presenti. Sono tutte parole che per me hanno un significato molto preciso, cioè si traducono in operazioni molto precise, che gli serve tanto più quando lui è instabile, confuso, spaesato, disorientato.
Ecco, questo credo sia una delle questioni capitali. L'altra questione è quella di cui molto parliamo, che riguarda un cambiamento profondo, una rivoluzione rispetto ai modi di comunicare, alla comunicazione diffusa, alle nuove tecnologie. Anche qui, quali sono gli effetti che credo ci riguardano di più? Gli effetti sono che le nuove tecnologie, le nuove forme di comunicazione, anche le nuove forme di relazione, che si sono sempre più spostate da relazioni dirette e a relazioni privilegiate a una rete di relazioni molto ampia ma molto mediata. Due effetti importanti sono stati che è cambiato il tempo e lo spazio, la nozione vissuto di tempo e di spazio. Da tempo osserviamo che gli adolescenti in particolare, tutti quanti, anche gli adulti, anche i bambini, ma gli adolescenti in particolare, hanno cambiato proprio la loro esperienza di tempo, accorciando moltissimo i tempi. Noi sappiamo bene che tutte le nuove tecnologie hanno una potenza assoluta nel darci delle risposte, degli accessi immediati, e quindi la durata, un tempo esteso, un tempo lungo, è poco presente. Questo ha portato proprio a una contrazione dei tempi, a una riduzione della tolleranza di quelle cose che sono necessarie per apprendere e per studiare. Una riduzione della tolleranza all'attesa, alla posticipazione, al rimando, al fare qualcosa che darà i suoi frutti e avrà i suoi effetti dopo un tempo più o meno lungo. Addirittura man mano che le tecnologie diventano più potenti, noi vediamo che non sopportiamo neanche delle minime attese. Allora, proviamo a pensare l'effetto, il rapporto fra questa simultaneità che segna il tempo degli adolescenti, di tutti noi, ma adesso parliamo di questa simultaneità, e quello che forse ancora noi abbiamo come idea dello studio, dell'apprendimento, che è qualcosa che ha bisogno di tempi di elaborazione, di tempi di attesa, di tempi di sedimentazione anche. Qui c'è una contraddizione quasi insanabile. Anche lo spazio è modificato, sia nel senso che la distanza è un concetto quanto mai relativo, loro possono raggiungere, andare, ottenere contatto con mondi più lontani, è cambiato il concetto di spazio, anche perché manca quella che era una caratteristica abbastanza specifica dell'adolescente. Quando parlavamo di adolescenti li vedevamo sempre raccolti in un qualche posto, in un qualche ambito loro che li caratterizzava. Qualcuno ha osservato che i grandi romanzi che hanno parlato degli adolescenti avevano spesso dei titoli che alludevano al posto, dalla via Palla allo zoo di Berlino alla 56esima. Ecco, questo nelle nostre città, nelle nostre realtà non esiste più. C'è uno spazio che non è segnato, che non è uno spazio ricorrente, fisso. Perché è importante questo? Perché come cambiamento nel tempo segna la simultaneità contro la durata, il cambiamento nello spazio rende difficile il senso di appartenenza a qualche cosa. E qui segnalo un altro dei problemi, a mio parere, cruciali per la scuola dell'adolescenza. Io ho spesso parlato di un intervento urgente da fare con gli adolescenti, alludendo al fatto di collocarli e situarli nella loro esperienza e, per quanto ci riguarda, collocarli nella loro scuola, nella loro classe, nel loro compito scolastico, che vuol dire farli riassumere un'identità di studente.
Un'altra ricerca, scusate, cito delle ricerche perché è materiale di prima mano, ci ha molto colpito perché quando gli adolescenti e i post-adolescenti si descrivevano, non parlavano di sé, parlavano della famiglia, parlavano degli amici, ma la loro parte di identità, che l'essere uno studente che sta facendo un certo percorso in una certa scuola, in un certo indirizzo di studi, con certi insegnanti, con certe materie, era quasi assente, era pochissimo presente. Questo è un bel problema, perché io per fare qualcosa devo essere nel luogo in cui quella cosa la faccio. Devo esserci, ma devo sapere di esserci, devo mentalizzare il fatto, riconoscere quello come uno spazio mio. Ecco, questa è un'altra questione, secondo me, molto importante. Allora, questi cambiamenti hanno prodotto anche alcuni effetti che stiamo osservando molto diretti, che ci riguardano. Per esempio, quando descrivevamo una volta o studiavamo l'adolescenza, ci dicevamo, trovavamo scritto, è il periodo in cui, per definizione, il pensiero raggiunge il suo massimo livello di possibilità. Si realizza il pensiero astratto, il pensiero logico, formale. Questo si diceva nella logica sequenziale, per cui da Piaget in poi, no? Ecco, ma questo è vero, nel senso che a quell'età dovrebbero essersi sviluppate queste capacità. Ecco, questo, ed è abbastanza drammatico, non è più così vero, perché noi osserviamo che le capacità di pensiero astratto sembrano progressivamente indebolirsi. Io lo osservo direttamente nei miei studenti, che sono quelli che vengono subito dopo la scuola superiore, ho un insegnamento in università in primo anno, primo corso, primo semestre, li vedo che escono dalla scuola. E la difficoltà è proprio quello di accedere a un pensiero astratto, alla rappresentazione, in modo da poter lavorare su concetti, su idee. Questo è un problema serio, che indica evidentemente non l'impossibilità di questo accesso, ma, ed è un'indicazione che poi credo sarà ripresa in contributi molto più di competenza didattica, questo pensiero deve trovare aggancio nell'esperienza concreta e diretta. Non possiamo più far conto, io non posso più farlo nelle mie lezioni, devo continuamente rappresentare loro delle realtà che loro riescano a vedere, a pensare e rappresentarsi, perché altrimenti non riesco a sviluppare i ragionamenti che devo fare con loro. Quindi è un pensiero che ha bisogno di sostegno, e il sostegno è quello di avere come matrice, come fondamento, il riferimento a un'esperienza concreta. E questo è un altro cambiamento importante. Allora, potremmo anche partire per qualche riflessione sui bisogni formativi, con l'idea che potremmo pensare e vedere questi adolescenti come persone in una condizione proprio costitutiva, direi una condizione strutturale di ricerca. Devono e stanno ricercando qualche cosa. Una volta dicevamo la propria identità, il proprio sé, il proprio progetto esistenziale, la definizione di sé nel mondo sociale, la proiezione nel mondo adulto. Forse adesso dobbiamo dare delle definizioni meno forti. Stanno cercando, ma a me piacerebbe dirla così, stanno cercando un senso, e quindi un senso per sé, un senso per il progetto, un senso per quello che fanno. Allora io già da un po', soprattutto quando le scuole segnalano le difficoltà e dicono c'è qualcosa da recuperare, io dico ma secondo me è recuperare sicuramente per poter poi progettare, recuperare direi tre cose,
tre categorie di cose: recuperare relazione con la scuola, lo studio, l'aula, le discipline, gli insegnanti, relazione con, che non vuol dire una buona relazione, l'empatia, queste cose qua, no, no, è qualcosa di molto più primario, recuperare il fatto che gli adolescenti si mettano in relazione con dove sono, con quello che fanno, con quello che viene loro richiesto, con quello che sanno fare, con quello che non sanno fare, con le difficoltà che si prospettano, con i motivi dei successi e degli insuccessi. Dico i successi e aggiungo una piccola cosa: sono fragili, sono disorientati, ma sono narcisisti, come si diceva, sono soprattutto molto poco armati per affrontare il successo, il fallimento, la delusione. Mentre invece quando uno è in ricerca deve passare attraverso i tentativi, deve passare attraverso gli errori, deve passare attraverso il riprogettarsi, e questa è un'altra delle cose da sostenere. Quindi dicevo tre cose: recuperare la relazione con, che ripeto non è questione di buon rapporto, non è ancora quella, è proprio una cosa più basica. Secondo, recuperare il senso. Gli adolescenti che noi abbiamo sentito non mettevano al centro della loro identità l'essere studenti, perché probabilmente non riuscivano abbastanza a capire e a dare un senso per sé a quello che fanno a scuola. Allora, in termini molto diretti, dobbiamo chiederci come fare per fare in modo che gli adolescenti sentano che quello che fanno a scuola è qualcosa che li riguarda, che gli serve e che c'entra con loro. Lo dico proprio in termini molto piatti. Recuperare il senso vuol dire rispondere alla domanda: cosa ci faccio qui, cosa c'entra quello che faccio qui con quello che mi piace, con quello che vorrei essere, con quello che faccio fuori di qui. Ecco, recuperare, rispondere a questa domanda: cosa c'entra, perché mi riguarda, perché potrebbe incrociare la mia vita quello che faccio qui. Non riescono a rispondere efficacemente da soli a questa domanda. La terza dimensione, ma è strettamente legata a questa, è recuperare motivazione e motivi, ma è conseguente al collocarsi dove sono e al comprendere che dove sono e quello che faccio potrebbe servirmi e potrebbe incrociare la mia traiettoria esistenziale. Questo mi dà motivi per impegnarmi, per imparare e per attribuire un senso a quello che faccio. Allora, proviamo ad andare a vedere i bisogni formativi. Già li ho accennati, li ricapitolo molto rapidamente. Questi adolescenti avrebbero bisogno di mettersi in rapporto con se stessi, prima di tutto. Viviamo in una realtà, per dire, accennare rapidamente solo ad alcune condizioni che la caratterizzano, in cui sappiamo che prevale, oltre a un criterio di velocità, di potenza nel raggiungere tutto e nell'andare dovunque rapidamente, prevale un concetto sempre più di produttività, di efficienza, di successo. Sappiamo che i valori dominanti, che sono entrati potentemente anche nel lessico scolastico e nella scuola, sono per lo più termini che vengono dal mondo economico: efficienza, efficacia, produttività, qualità, qualità totale. Vengono dal mondo economico, hanno una dimensione economica importante. Questo, pensate che effetto fa a adolescenti confusi, spaesati, che non sanno dove andare, che sanno invece benissimo che non è più come una volta, che tu facevi quello studio e automaticamente poi facevi quel mestiere, quella professione, che non c'è nulla di garantito, che non c'è nulla di lineare, che devi costruirti un percorso nonostante la non garanzia. Pensiamo che effetto fa il prevalere esterno nel mondo di questi criteri. Allora,
Oltre a questi, un altro dato dominante da ormai molti anni nella nostra cultura, la questione dell'immagine, dell'apparire. Allora, credo che un'osservazione importante sia questo: gli adolescenti noi li vediamo anche molto attenti alla loro immagine, ma la loro immagine esterna. Si vestono, si modificano, si agghindano, fanno delle cose per realizzare una certa immagine esterna. Noi sappiamo da tutta la nostra ricerca che gli adolescenti sono pochissimo consapevoli di cosa gli si muove dentro, ma dentro non sono solo le emozioni, il fisico, il corpo, sono anche i pensieri, è il modo di pensare la realtà, è il modo di rapportarsi con la realtà. Sono adolescenti che vivono un po' questo flusso molto veloce, rapido di realtà, con l'attenzione di come appaiono esternamente, ma con pochissima conoscenza di quello che sentono, di quello che pensano, di quello che provano. È come se non investissero, non si mettessero in relazione con i loro vissuti, sia i loro vissuti relazionali, sia i loro vissuti con gli oggetti di realtà, con le cose, e perciò anche con gli oggetti culturali, con gli oggetti di studio. Quindi hanno bisogno di un intervento adulto che gli consenta di fare questo di più. Hanno bisogno di pensarsi, di vedersi, di ascoltarsi, e perciò noi adulti dobbiamo ascoltarli, pensarli e vederli per aiutarli a fare ciò, abituarli a questo. Hanno bisogno di fare delle esperienze concrete in cui si mettono alla prova, si giocano, si sfidano, sbagliano, si correggono, sperimentano l'errore, sperimentano la fatica, sperimentano la ricerca. Non è un elogio dell'antico criterio che lo studio è fatica, lacrime e sangue, ma è proprio un bisogno evolutivo, un bisogno di elaborazione adolescenziale. Devono mettersi in gioco, non virtualmente, concretamente nelle situazioni. Hanno bisogno di ricollocarsi nelle esperienze che fanno pensandole, hanno bisogno, per venire a un lessico più abituale per noi, di sviluppare quella dimensione meta, cioè non solo di fare cose, ma di farle e pensare come le hanno fatte, non solo di imparare delle nozioni, ma di pensare e comprendere come le hanno imparate. Veniamo, per avviarci alla conclusione, a quelle che secondo me si possono indicare come non delle, ovviamente, delle indicazioni didattiche, delle ricette, queste saranno elaborate da adesso in poi, ma qualche suggerimento, qualche indicazione che mi deriva anche molto dalle ricerche in cui abbiamo anche ascoltato gli studenti, ascoltato gli adolescenti. Allora, la prima cosa che ho già accennato, ve la ripeto rapidamente, ci ha sorpreso in una ricerca il fatto che quando si chiedeva agli adolescenti cosa si aspettavano dai loro insegnanti, dunque, innanzitutto delle grandissime attese. Se pensiamo che ci sopportano, ma in realtà non hanno così bisogno, questo proprio è smentito in pieno. Gli adolescenti hanno delle grandissime attese di trovarsi di fronte un insegnante che li coinvolga e che li implichi. Sono ricerche molto estese, quindi credo che sia abbastanza vero, ci hanno stupito. Ancora più stupore quando abbiamo chiesto di delineare l'insegnante che vorrebbero. Allora, in una parola, loro li hanno descritti molto precisamente. Cosa sono? Sono degli adulti, ovvero sono dei non adolescenti. Erano molto divertenti queste cose, una persona sicura, realizzata, che non ha più conflitti, che ha fatto le sue scelte, che sa cosa vuole, che è colta, cioè un adulto, ovvero un non adolescente. D'altra parte, adulto è il compimento dell'adolescere, e quindi per cui grandi attese. Però vediamo in più nelle ricerche e nelle riflessioni più recenti. Io vorrei solo segnalarvi alcune funzioni fondamentali che, entrando nella scuola, abbiamo visto realizzate dagli insegnanti, desiderate dagli studenti, ma forse da incrementare, come
mi permette di dire, competenze trasversali. Allora, diciamo che noi pensiamo spesso al lavoro didattico come massa di cose da fare, di processi da allestire, di contenuti, eccetera. Io raccomando fortemente di pensare all'istituzione di ciò. L'inizio, i preliminari, le premesse, una propedeutica all'avvio del lavoro formativo è un momento cruciale da curare moltissimo, in cui devono avvenire, certo che avvengono, lo so, ci si presenta, ci si conosce, si prospetta il progetto, andiamoci dentro di più. I ragazzi devono essere non solo accolti ma riconosciuti e abilitati, legittimati a stare lì, il che vuol dire che l'insegnante deve fare una cosa che lo studente da solo non fa, legittimarlo, abilitarlo a pensare che quello è un posto per lui, che lui ci potrà stare, avrà delle cose da fare, da dire, potrà imparare, potrà fare quello che gli si fa. È proprio una sorta di preventiva legittimazione e costruzione e abilitazione. È chiaro che questo vuol dire non cominciare da quello che manca, ma cominciare da quello che c'è, o cominciare anche da quello che manca, ma come progetto di compensazione, di integrazione, di recupero. Poi, un presidio delle relazioni, molto forte, un presidio delle relazioni che vuol dire che ormai io da vecchio pedagogista ho scoperto che la ricetta, il segreto per qualsiasi processo educativo efficace è esserci, essere a fianco, essere un riferimento, affermare e confermare continuamente che ci si è e affermare e confermare continuamente il proprio ruolo. E il ruolo, non, forse è inutile dirlo, è proprio il ruolo di un adulto e quindi di qualcuno che è diverso dagli adolescenti, che potrà avere tutte le simmetrie, tutte le empatie, tutto quello, ma che resta fermamente un adulto. Un adulto a cui si può chiedere di essere un riferimento saldo, un adulto che ha un compito normativo di istituire un setting in cui si possa lavorare, con le sue norme, con le sue regole, con i suoi spazi, ovviamente, un setting in cui però, questo l'ho sentito fra le premesse, e gli adolescenti devono essere proprio tirati fuori dal ruolo di riceventi, di destinatari e messi nella condizione di fare esperienza diretta, fare esperienza dei contenuti, fare esperienza di sé in rapporto con i contenuti, fare esperienza delle proprie capacità. La scuola potrebbe essere una palestra ideale per gli adolescenti, potrebbe esserlo, con adulti autorevoli, con esercizi, con sfide, col nuovo, a patto che non faccia loro paura l'esercizio che gli chiediamo. Perché è chiaro che uno dei problemi della scuola superiore, degli inizi della scuola superiore, è questo: se l'adolescente è confuso, spaesato, disorientato, l'approccio col nuovo, con materie, con discipline, con campi di sapere nuovi, misteriosi, ecco il problema con ambiti in cui, non so, le traduzioni, piuttosto la matematica, in cui senti di non avere le chiavi e senti che è un discorso straniero, una lingua che non capisci, sembra una metafora del quanto sono confusi e spaesati loro. Quindi se la scuola li mette in contatto con una realtà in cui loro non hanno le chiavi per orientarsi, questo rischia di aumentare la confusione e rischia di mettere in una posizione di difesa dagli abbandoni, dal successo, alla demotivazione, eccetera, eccetera. Ecco, allora, ultime cose. Io credo che sia anche la nostra esperienza. Il ruolo dell'insegnante è molto cambiato da un tempo e io riassumo il cambiamento in uno spostamento dalla funzione diretta di insegnamento, di trasmissione, di lezione, in quelle che io chiamo funzioni indirette, che sono tante, però in tutta la scuola, ma per gli adolescenti sono funzioni sostanziali. Orientamento, accompagnamento, tutoraggio,
monitoraggio, valutazione, sono tutte cose che fate, ma io credo che questo spostamento possa essere espresso con una formula, non so quanto rassicurante o preoccupante. L'insegnante come colui che ha la regia dell'esperienza che si fa in classe, la regia, che vuol dire allestire gli spazi, i copioni, le sceneggiature, la scenografia, i ruoli, assegnare i ruoli e poi dar luogo a qualcosa che avviene, che accade, che non è solo un discorso di lezione, un altro discorso di interrogazione, è qualcosa che accade, è un'esperienza concreta in cui gli adolescenti devono giocarsi, mettersi in gioco. Quindi le funzioni dirette che consentono di allestire un setting. Allora io fossi un insegnante credo che penserei, mi preoccuperei soprattutto di quelle competenze che forse a fronte della quantità di contenuti, di programmi, di obiettivi, di curricula da percorrere restano un po' in ombra, che è come allestire la mia classe, il mio spazio, il mio set informativo, che ruoli attribuire, che materiali fornire, che relazioni fondare, come chiamare, provocare nel senso di chiamare avanti. Non è detto, non è più detto che io mi metto a fare lezione e di là si apprende. Io devo provocarli, devo tirarli fuori, devo farli venire avanti, devo in qualche modo o sedurli o costringersi a giocare il gioco che io propongo loro. L'ultimissima indicazione, anche qui viene dalle ricerche e dalla voce anche diretta degli adolescenti, è la valutazione. Io mi sono occupata molto di valutazione, funzione tabù e poco amata in generale. Gli adolescenti chiederebbero di essere molto valutati, perché la valutazione è un riscontro dall'esterno dell'immagine di me. È chiaro che se l'immagine mi ritorna di totale incapacità e estraneità a quel posto lì, magari anche no, grazie. Ma se la valutazione è qualcuno che ti vede, che vede quello che sai fare, anche quello che non sai fare, ti rimanda questa immagine e ti comunica questo, questa è una valutazione fortemente generativa. Io ho sempre auspicato che la valutazione entri quotidianamente come funzione costante di rimando. C'è quella bella definizione, la valutazione di intelligenza del progetto, quella che ci fa leggere dentro il progetto e ci fa capire quello che sta succedendo. E quindi anche questa è una funzione, secondo me, da modificare, ma da rinforzare molto. Perché l'esperienza che i ragazzi costringiamo, chiamiamo, provochiamo a fare, sia un'esperienza che viene restituita in termini di immagine di sé. Aiutiamoli a vedersi, a pensarsi, a vedersi in situazione, a costruirsi un'immagine di sé che è la premessa per anche sviluppare la capacità di progettarsi nel